Beh, no, ricordo ancora il primo giorno che arrivò a Milanello. Eravamo tutti curiosi, emozionati di incontrarlo. Mi ricordo poi la presentazione con gli elicotteri, quello fu qualcosa di straordinario, no? Qualcosa di nuovo nel mondo del calcio, così come tante innovazioni che il Presidente ha saputo portare in questo settore. Ma quello che lui riuscì a trasmettere è che voleva un calcio offensivo, un calcio che trasmetteva emozione, che doveva coinvolgere la gente. Ricordo all'inizio quando disse che dovevamo arrivare in cima al mondo e vincere a breve tutto quanto. Quindi... Ma lui sapeva darci una grande spinta, era sempre stato un grande comunicatore, un grande motivatore. Ma era sempre una visita gradita, perché lui riusciva a tranquillizzare anche delle vigilie più importanti e a trasmettere fiducia, sempre cercato di sostenere anche quelli che giocavano meno. Credo che sia anche molto importante quei giocatori che riuscivano a far gruppo e ad allenarsi bene nonostante sapessero magari di non giocare. Se sbagliavo rincuorava, quindi si preoccupava non solamente di quello che si faceva in campo ma di quello che anche la nostra vita privata, se tutto andava bene. Un dubbio quando lui abbracciava i giocatori o comunque metteva la mano sulla spalla dei giocatori, era così un gesto simbolico che secondo me stava a voler dire: sono dalla vostra parte.